diretta streaming su Real Rieti Channel.tv per questa gara di campionato Under 21, il Real Rieti contro l'Acli Miriano. È quasi tutto pronto, le due squadre sono già in campo. Calcio d'inizio dato in questo momento, tutta sulla sinistra per Bartolucci, si accentra Bartolucci, scarica dalla parte opposta per Santi Rosi. Nuovamente Real in possesso del pallone, Silvetti, l'apertura sulla sinistra per Marinelli, ancora i due che dialogano, Silvetti parte dalla parte opposta per Cappoggiani che lascia sul posto il diretto avversario e segna il gol del vantaggio. Lorenzo Cappoggiani, 2 minuti e 27 secondi sul cronometro, senza alcuna difficoltà fino a questo momento. Quando sono trascorsi i primi 5 minuti di gioco, Marinelli se ne va tutto solo davanti al portiere, poi Silvetti in seconda battuta, ma la difesa respinge, poi Cappoggiani di punta che sfiora il palo alla destra di Proietti che recupera in questo momento il pallone, poi Salvi, il destro di Luca Salvi e il raddoppio del Real. 7 minuti 53 secondi sul cronometro. L'unica cosa da fare è recuperare il pallone in fondo al sacco. Ora Miriano che recupera, reagisce per Luca Salvi che scodella un buon pallone per il numero 5 del Real e poi arriva la conclusione di Vaccaro con il tocco di Edoardo Scappa che realizza il gol del 3-0 all'ottavo minuto e 31 secondi. Anzi no, è una rimessa dal fondo. Poi Luca Salvi e il gol del 4-0. Luca Salvi quando scocca esattamente il decimo minuto. Da Martinelli ancora l'apertura sulla parte opposta e poi c'è il gol di Marco Giachin. 11 minuti 16 secondi al cronometro, battuta, la conclusione ci mette la vanona Giuseppe Nebbiai, questa parata vale un gol. Marinelli per D'Angeli, è stato evidente il gesto del portiere e poi la conclusione e va in gol anche Matteo D'Angeli. 17 minuti e 7 secondi sul cronometro, 3 secondi e 3 decimi da giocare, conclusione di Salvi deviata. Arriva in questo momento il suono della sirena, finisce il primo tempo di Real Rieti Miriano, seconda giornata di ritorno del campionato nazionale Under 21, girone M, punteggio che vede il Real in vantaggio per 6-0. Non ce la fa quindi Tommaso Proietti a riprendere il gioco e allora tra i pali andrà l'ex numero 7 Michel Agapiti. Minuti anche per Filippo Angelini. Palo colpito da Andrea Santirosi. Poi cost to cost di Cappoggiani. Arriva il tap-in vincente esattamente all'ottavo minuto e 39 secondi della ripresa. Cappoggiani, ora Cappoggiani guadagna metri a luce per concludere a rete e poi eccolo qui il tap-in vincente di Luca Salvi, tripletta per lui. 11 minuti 49 secondi, 39 secondi. Lorenzo Cappoggiani torna sui suoi passi, scarica su Silvetti, conclusione, gol, il gol del 9-0. 13 minuti e 12 secondi a cronometro. Arriva anche il gol di Lorenzo Silvetti dopo 10 minuti del primo tempo con il punteggio di 4-0. Poi sono arrivati i gol di Giachin e D'Angeli nella prima frazione ad arrotondare il risultato. Eccolo qui, arriva anche il decimo gol, lo segna Matteo D'Angeli al 19 minuto e 5 secondi. Giachin si accentra, la conclusione che viene respinta in qualche modo. Un secondo, eccolo qui, il suono della sirena, finisce la partita, il Real Rieti batte l'Acli Miriano per 10-0. Allora andiamo a recuperare velocemente i gol
apre Campogiani, raddoppia Salvi, il tris di Edoardo Scappa, poi il poker ancora di Luca Salvi, 5-0 di Marco Giachin, prima della fine del primo tempo il 6-0 di Matteo D'Angeli, poi nella ripresa Campogiani, Salvi, Silvetti e D'Angeli per il gol del definitivo 10-0. In compagnia di Daniele Palenga, tecnico del Real Rieti, così un 10-0 che sulla carta ci sta tutto, però forse quello che ci è piaciuto di più è l'approccio alla gara iniziale, no, della squadra che solitamente non dà questi stimoli. Sì, avevo chiesto ai giocatori, sapevamo che il Milan era la nostra portata, abbiamo chiesto di approcciare nel modo giusto la partita in vista della partita di Coppa, che credo sia attualmente l'obiettivo che ci siamo prefissati. Sono stati bravi, forse un po' meno del secondo tempo, perché dentro i spogliatoi avevo chiesto di aumentare un po' più il ritmo, di giocare due tocchi, di provare quello che abbiamo fatto in allenamento. Così purtroppo non è stato. Capisco anche che quando giochi 6-7-0 gli stimoli poi non vengono. Nonostante giochiamo con squadre, diciamo, anche forse tecnicamente inferiori a noi, però tutte le partite devono essere affrontate con la massima voglia. Sono del parere che se sei bravo ad affrontare tutte le partite, anche magari quelle in cui sulla carta sei favorito, anche quando puoi andare a giocare le partite che contano starai con l'atteggiamento giusto. Dobbiamo essere bravi, oggi ci siamo riusciti forse solo all'inizio, poi dopo, ripeto, capisco i ragazzi, capisco il risultato, poi la concentrazione va via via scemando, però dobbiamo essere bravi nel lavorare queste due settimane, innanzitutto poi domenica contro Foligno e poi prepararci al meglio contro la San Giorgese. Con il tecnico dell'Acrimiliano Maurizio Di Antonio per commentare una partita che, diciamo così, il risultato la dice lunga, no? Quindi la consistenza tra le due formazioni, ma questo forse l'avete anche un po' messo in preventivo. Certo, il risultato del 10-0, diciamo, dice, come dice lei, lunga su quello che è stato l'andamento della partita, dominata dall'inizio alla fine da un Real Rieti che per struttura tecnica e organizzativa è sicuramente superiore, di molto superiore al nostro, insomma. Oltretutto noi pagavamo, che non è una scusante assolutamente, però pagavamo anche qualche assenza di 3-4 ragazzi che a questo livello comunque fanno comunque la differenza, insomma, averci 3-4 possibilità in più di ragazzi che poter far ruotare ci dava magari più possibilità di poter offrire una resistenza maggiore, ma comunque non a questo non devo niente dire ai miei ragazzi che si sono impegnati, stremati, usciti dal campo fino alla fine, e non posso che dire grazie per il loro impegno, insomma.